Padre Pio nella mia vita, i vostri racconti, le vostre storie, le vostre testimonianze. Con Padre Pio nella mia vita la famiglia di Padre Pio TV diventa protagonista, perché con Padre Pio nella mia vita raccontiamo le storie di devozione, ecco, raccontiamo la tua storia, caro amico, cara amica che ci stai seguendo, e allo stesso tempo raccontiamo anche la storia di coloro che hanno conosciuto San Pio da Pietrelcina. Chissà quanti non hanno ancora condiviso con noi, con la grande famiglia di Padre Pio TV, la loro storia. Allora vi invito, cari amici, a raccontare la vostra storia. Padre Pio nella mia vita è teleradiopadrepio.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, oppure chiamateci allo 0882 41 83 80, in modo particolare al mattino, dalle 8.30 alle 12.30, in modo tale da poter anche condividere con la nostra Grazia Pia tutti i vostri racconti, le vostre testimonianze. Così come ha fatto un celebre attore comico che è stato qui nei giorni scorsi a San Giovanni Rotondo e ci ha voluto raccontare la sua storia, una storia ricca, anche perché quando Padre Pio entra nella tua vita, a volte lo fa nella tua vita, a volte lo fa in modo prepotente, a volte anche in modo silenzioso, ecco, ti porta a vivere il suo messaggio anche nel mondo che ti circonda, in particolare nel mondo del lavoro. Qui abbiamo oggi una foto di San Pio, c'è un piccolo che viene abbracciato e baciato sulla fronte da San Pio da Pietrelcina. Voi sapete quanto amore sprigionava il cuore di Padre Pio verso i più piccoli, così come ha fatto nei confronti del figlio del nostro caro amico Enzo Salvi, che è stato proprio qui a San Giovanni Rotondo e ha voluto condividere con noi la sua testimonianza. Padre Pio è entrato nella mia vita esortando una preghiera di aiuto per mio figlio Manuel, che gli avevano riscontrato un problema. Poi alla fine, ringraziando Padre Pio per la sua benedizione, è stato tutto risolto. E devo dire che da lì è nato veramente, mi sta sempre vicino nel cammino, durante il lungo cammino, insomma, che sto ringraziando, realizzando sotto il profilo artistico che è umano, la presenza di Padre Pio è sempre costante. Tant'è vero che io puntualmente ogni anno mi accingo a venire al suo cospetto a San Giovanni Rotondo per rendergli omaggio e per ringraziarlo sempre per la sua benedizione costante, sia per me che per la mia famiglia. E devo dire che è sempre un momento magico. Vedere tantissima gente che prega davanti a Padre Pio è veramente una grande emozione, cioè vedere dove c'è il vero dolore, dove c'è la richiesta di aiuto che tante persone durante la giornata e durante la loro quotidianità non si rendono conto quali sono veramente le cose importanti. E la cosa importante è la salute. Se uno ha la salute e sta bene in salute, può affrontare qualsiasi cosa con grande determinazione, grande coraggio e grande possibilità di risolvere qualsiasi cosa. Per cui io invito tutti a pregare sempre per Padre Pio e pregare soprattutto affinché possa regalare salute sia a loro che ai propri familiari. Poi venendo qui a Padre Pio, io ho conosciuto una persona meravigliosa che è Domenico Gonzalez, che è un mio carissimo amico,
e mi ha fatto vedere veramente dei posti stupefacenti, nei quali sono rimasto veramente appagato e ancora, diciamo, nutro questa sensazione quotidianamente per l'emozione che ho avuto. Ma il fatto della scelta di vita di Padre Pio è la sua umiltà, il fatto di rimanere solo con se stesso e di, nello stesso istante, di raggiungere il mondo, cioè essere conosciuto in tutto il mondo. Io penso che sia uno dei santi conosciuti in tutto il mondo e devo dire che la sua umiltà e devozione verso il Signore ha dimostrato dove sta la forza spirituale di Padre Pio, questo suo carisma che cattura quotidianamente i giovani da descrivere in maniera sensazionale, cioè non si era mai vista una cosa del genere, ecco. Io nel mondo del lavoro tutti i miei film li faccio con Padre Pio, che sta qui vicino a me, per cui non lo tolgo mai e devo dire che sento veramente la sua vicinanza che mi dà la forza, l'energia e l'adrenalina giusta per raccogliere consensi del pubblico, anche perché faccio un mestiere che è quello di fare il comico e come tutti sanno è più facile far piangere che far ridere, per cui è un impegno costante quello di realizzare battute, ma la sensazione di regalare una risata in questo contesto così particolare, dove a volte c'è la sofferenza, è un grande impegno, al quale io ne vengo sempre appagato per l'amore che ha il pubblico nei miei confronti. Come dire, se ridere fa bene, io sono la vostra cura. Io auguro a tutti coloro che in questo momento, cioè, mi stanno guardando, di pregare e Padre Pio sicuramente sarà, come è sempre fatto e come dimostra quotidianamente, al loro cospetto, facendo del tutto per alleviare quelle che sono le loro pene e le loro sofferenze, perché Padre Pio c'ha il cuore d'oro e lo dimostra quotidianamente con i suoi gesti e con i suoi risultati, ma soprattutto con i miracoli, perché ho visto cose veramente straordinarie. E pregare Padre Pio è un momento, diciamo, che nell'arco della giornata diventa un momento di evasione, ma evasione perché, nel senso, cioè, ti concentri veramente per te stesso, è un momento di preghiera, un momento importante che io consiglio a tutti quanti. Ora mi riporto a casa la magia dell'atmosfera, cioè il profumo e le sensazioni, specialmente, insomma, quando io ho avuto la possibilità, come oggi, di incontrare i fedeli, di farsi le foto con me, di relazionarmi con loro, per cui c'è un momento che viene appagato e ti dà grande forza e energia per andare avanti, sapendo che c'è una persona che veglia su di te. Il messaggio che voglio dare ai giovani: amate voi stessi e riuscirete a farvi amare dagli altri. Quella è la cosa importante, cioè dare, a fare del bene vi fa stare bene, come ha sempre detto Padre Pio. Grazie. Continuiamo con le storie, continuiamo con tante storie di devozione. Padre Pio nella mia vita @teleradiopadrepio.it oppure lo 0882 41 83 80 per raccontare la vostra storia. È necessario vedere e parlare a Dio tra tuoni e turbini. Bisogna vederlo nel roveto e tra il fuoco delle spine, e per conseguire tutto questo conviene scalzarsi e rinunciare intieramente alla propria volontà e alle proprie affezioni. Sottoponetevi intieramente alla volontà di Dio, e lungi sia da voi il pensiero che vi suggerisce, non Dio di certo, ma sebbene il nemico, che voi, cioè, servireste meglio il Dio in un altro stato, poiché Dio si serve soltanto quando si serve come egli vuole. Mio nipote Giuseppe, mentre lavorava, ha avuto un grave incidente stradale con la moto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Pregai insistentemente Padre Pio e una notte lo sognai. Era davanti alla porta della stanza di rianimazione dove Giuseppe era in coma e mi diceva: «Voglio entrare nella stanza, ma i medici me lo impediscono.
ho esaudito le tue preghiere. Giuseppe è salvo. Quando mio nipote si è svegliato dal coma senza danni permanenti, anche il primario dell'ospedale ha parlato di miracolo. E siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con le storie di devozione, le storie di coloro che hanno conosciuto San Pio da Pietrelcina, Padre Pio nella mia vita. Vi esorto ancora a raccontarci Padre Pio nella mia vita e teleradiopadrepio.it, ma potete farlo anche attraverso i social network, sulla nostra pagina Padre Pio TV, così come in tanti stanno facendo, o attraverso la pagina amica di Devoti di Padre Pio, dove qui anche in tanti ci stanno raccontando la loro storia quando vengono qui a San Giovanni Rotondo, fatta di volti, di sguardi, di sorrisi, a volte anche di occhi tristi, proprio perché a volte quando si viene qui a San Giovanni Rotondo con la gioia nel cuore si portano dietro anche tante piccole preghiere di coloro che sono a casa e che non possono giungere qui a San Giovanni Rotondo. E allora noi insieme vogliamo salutarci con questi sguardi, con queste espressioni, con queste famiglie che vengono qui a San Giovanni Rotondo e lasciano un segno della loro presenza, la gioia di questo incontro, l'incontro con San Pio da Pietrelcina.